i manuali di storia raccontano i cambiamenti delle società umane, specialmente negli ultimi secoli, danno naturalmente molta importanza alle battaglie, ai trattati, ai personaggi che ne sono stati i protagonisti. Magari si parla del contesto culturale e filosofico, dei pensatori, degli scrittori che hanno caratterizzato una certa epoca. E c'è anche un accenno alle materie prime, all'espansione comune, eccetera. Ma non si parla quasi mai di quegli uomini che sono stati invece protagonisti del cambiamento e quindi della storia, cioè coloro che hanno rivoluzionato la struttura della società, aumentando in modo vertiginoso la ricchezza, rendendo accessibile l'istruzione alle masse, il mondo moderno così come lo conosciamo oggi. E sono gli inventori, i ricercatori, coloro che hanno scoperto il modo di inserire il lavoro dai muscoli alle macchine e di inserire, per esempio, anche milioni di persone dalle campagne alle città, aumentando enormemente il reddito, l'accesso alle cure mediche, alla cultura, alla comunicazione globale, eccetera. In una società come la nostra, che è basata proprio sull'innovazione e la ricerca, quindi cruciale permettere a questi uomini di esprimersi al meglio, aiutandoli a realizzare le loro idee. Da qualche anno una nuova strada è stata aperta da alcune tra le grandi università